Buonasera a tutti. Allora, se avete preso posto tutti, ecco, qui c'è un posto in prima fila, se c'è qualcuno in piedi si può tranquillamente sedere. Mi fa piacere vedere che la sala è completamente piena, segno che ancora una volta la cultura fa centro, che direi ai giorni d'oggi è una cosa piuttosto rilevante, piuttosto degna di nota. E questa è la prima volta per me che entro in questa biblioteca, che è un posto veramente unico, molto bella anche questa sala, la sala Caldarelli, appunto, di questa biblioteca consorziale di Viterbo, che è un simbolo importantissimo, perché è un simbolo di cultura, ma una cultura aperta a tutti. Quindi il vero, secondo me, la cultura è questa: la cultura deve essere patrimonio dell'umanità. E qui è molto ben rappresentata, tra l'altro devo dire ho avuto l'onore e il piacere di conoscere colui che gestisce, cura, vive per questa biblioteca, il commissario Paolo Pelliccia, col quale ho parlato prima, e devo dire insomma ho visto la prima parte del capolavoro che è stato fatto durante appunto la cura di Paolo Pelliccia, ma mi è bastato per capire in che modo e con quanto amore viene appunto curata questa biblioteca. Importante l'occasione che mi vede qui, perché sono accanto a uno dei neurochirurghi più importanti forse del mondo, perché stiamo parlando del professor Giulio Maira, che ormai tutti conoscono, e per comprendere anche la grandezza del professor Maira basti pensare che questo libro, che si intitola Il cervello più grande del cielo, è giunto, pensate, alla quinta edizione in pochissime settimane. Io direi che è un vero e proprio caso letterario, quindi un applauso al professor Maira. Questo libro è un libro importante per il lettore. Pensate, io lo presento, non è la prima volta che presento questo libro, ho avuto l'onore e il piacere di farlo anche a Roma. È un libro che tu non puoi leggere una sola volta, è un libro che devi leggere due, tre volte, perché ogni volta scopri qualcosa di nuovo. Perché? Perché l'autorevolezza dell'autore è naturalmente significativa, importante il contenuto del libro stesso. È un libro che attraverso le sue pagine ti permette proprio di leggerti dentro e soprattutto di ripescare dei ricordi, delle sensazioni, proprio della memoria non soltanto del professor Giulio Maira, ma di ciascuno di noi. Riesce il professor Giulio Maira a descrivere il cervello in un modo che soltanto lui sa fare. Allora, professor Maira, io vorrei che lei ci parlasse del cervello in apertura, cioè ci disegnasse un po' questo organo così importante, forse l'organo più importante di tutto il nostro corpo, più del cuore. Grazie Lira, anche se hai esagerato nella presentazione. Comunque un'amica può fare anche questo, gli è concesso. Io sono felicissimo di tornare a Viterbo, ho presentato qui il mio primo libro esattamente 4 anni fa, e per la seconda volta ho provato un'emozione incredibile di entrare in quella che sembra proprio la casa del libro, la casa della letteratura più che la casa del libro. Cioè entrare e trovare i visi delle persone che ci hanno accompagnato per tutta la vita, gli scrittori che abbiamo amato, da cui abbiamo ricevuto emozioni e sensazioni, vedere l'ordine che c'è, sapere che si parlerà qui dove c'è la memoria di persone così straordinarie è veramente un'emozione straordinaria. E venire a Viterbo, venire in questa biblioteca, oltre che emozionante, penso che sia un onore, intimorisce anche per certi versi, perché le biblioteche sono una cosa importante, e io comincerei a far parlare il libro, perché nel libro, parlando della memoria, in un capitolo che si intitola La magia della memoria, dico, tra le cose della memoria un valore rilevante lo acquisiscono i libri, con le biblioteche in cui essi sono conservati, i granai pubblici dove si ammassano le riserve dello spirito, come le definiva Marguerite Yourcenar. È il libro, nascosto in qualche biblioteca,
è il luogo dove il racconto dei fatti permette di ricostruire la memoria del mondo. E così, come in una biblioteca noi riempiamo gli scaffali vuoti di tanti libri, anche nel nostro cervello incameriamo sempre nuovi ricordi, e i ricordi, come i libri, stanno lì, al loro posto, indisturbati, fino a quando qualcuno o qualcosa ci li richiama alla mente. E questo è un paragone che mi ha affascinato mentre scrivevo il libro, cioè cercare di capire come la memoria di ognuno di noi si traduca in una biblioteca, nella memoria storica di tutti, nella memoria storica del mondo. Per questo entrare in una biblioteca, presentare il proprio libro in una biblioteca, presentarlo in questa biblioteca, è veramente un'emozione straordinaria. Ma Paolo mi aveva pregato, che ringrazio, al quale veramente voglio ancora un'altra pausa, e se dire d'accordo, mi aveva chiesto di iniziare con una breve presentazione, prima di lasciare libertà alle domande, alla discussione, alle domande della moderatrice, alle domande del pubblico. E io avevo, se abbiamo, posso vedere qui? Ecco, mi siedo qui così posso vedere un po' anche lo schermo dietro, e se mi dà la prima, devo andare avanti io. Ecco, ci sono delle diapositive che mi aiutano, non so se vedono tutti anche da fuori, da dietro. Allora, io ho fatto nella mia vita, ho avuto il privilegio di fare il neurochirurgo, di lavorare su un organo straordinario che è il cervello, e ho fatto tante operazioni sul cervello, e ogni volta che lavoro ancora sul cervello, non posso fare a meno di chiedermi che da quelle cellule che sto sfiorando nascono i pensieri delle persone, quando devo togliere dei frammenti di tessuto per raggiungere un tumore, una cisti, qualcosa che bisogna togliere, sto rimuovendo forse qualcosa di essenziale per quell'uomo. E questo dà l'idea della delicatezza, dell'importanza, della grande responsabilità che c'è nel fare il neurochirurgo. Ma venendo in questo posto straordinario, pieno di bellezza, in cui in realtà ogni libro è uno scrigno di fantasia, di creatività, sono contento di aver scelto questo tema, che è un tema che parla di cervello, di bellezza e di arte. E per darvi l'idea di cosa riesce a fare la tecnologia, quello che guardate a sinistra non è un percorso del cervello, è il cervello come le tecniche di oggi riescono a darcelo. Il cervello è la struttura più complessa del nostro universo conosciuto. Come la Via Lattea, consta di 86 miliardi di neuroni, i quali realizzano milioni di miliardi di connessioni. Pensate che le connessioni del cervello, le fibre lungo cui corrono i nostri pensieri, le superstrade della nostra memoria, hanno una lunghezza che è stata calcolata essere intorno ai 160.000 chilometri di connessioni, le quali hanno al loro interno 150.000 milioni di sinapsi, quindi sono delle numeri incredibili. La lunghezza delle fibre del cervello equivale a più di un terzo della distanza della Terra dalla Luna, quattro volte la circonferenza della Terra all'equatore. E questa è un'altra immagine in risonanza magnetica delle connessioni delle fibre del cervello. Il cervello si calcola che possa eseguire fino a 38 miliardi di operazioni al secondo. Se ci pensate, miliardi di cellule, milioni e milioni di cellule, miliardi di fibre che si intersecano fra di loro, cioè sembra un caos colossale. Ed è incredibile pensare che da questo caos, da questa macchina meccanica come rappresentato dal cervello, possa nascere un pensiero intelligente. Questo veramente credo che sia il più grosso miracolo che noi possiamo immaginare. Ed è proprio grazie a questi miliardi di cellule che l'uomo ha sviluppato la precisione delle leggi della fisica, l'emozione di un'opera di Mozart, la bellezza di un quadro di Raffaello, la bellezza di un libro che leggiamo. E tutto questo si è elevata all'idea trascendente di Dio, tutto questo con un consumo di circa 15 watt, neanche 15 watt per ora, il consumo di una vecchia lampada di incandescenza. Credo che nessun computer fino ad ora riesca a superarci. Dal cervello deriva tutto, deriva quello che noi siamo, quello che ci caratterizza come esseri umani, quindi il pensiero, quello che chiamiamo mente, la coscienza. Tutto quello che facciamo viene dal cervello, anche le opere d'arte, anche scrivere un libro. Qualunque manifestazione dell'arte nasce dal cervello, così come nasce dal cervello la bellezza e la capacità di cogliere il senso che vi è in un'opera d'arte.
È la mente che attribuisce un significato ai segnali che riceve per permetterci di acquisire nuove conoscenze e nuove esperienze. Come dice Oscar Wilde, è dentro il cervello che il papavero diventa rosso, la mela odora, la lodola canta. Ed Eddie Hume diceva che la bellezza nelle cose esiste nella mente di colui che le contempla. È il cervello che crea per noi le cose. Come diceva Charles Sherrington, che è un neurofisiologo della fine dell'Ottocento inglese, il cervello è un telaio incantato, il quale tesse per noi questa trama incredibile, permeata di bellezza, che è la realtà che viviamo. E la bellezza del cervello ci porta al la bellezza della natura ci porta alla bellezza del cervello. Semir Zeki è un fondatore della neuroestetica, è un neurofisiologo, neurologo che vive in Inghilterra, che ha fondato questa branca scientifica che consiste nello studiare che cosa succede nel nostro cervello di fronte alla bellezza, un'opera d'arte, un libro, alla lettura di un libro, alla lettura di una poesia. E ha scoperto che una serie di equazioni matematiche che erano considerate belle dagli scienziati attivavano nel cervello un'area che si chiama Field E1, che è nella corteccia frontale, che è esattamente la stessa area che viene attivata dalla bellezza, dalla bella musica. Questo come a dire che esiste un legame affascinante tra l'organizzazione del nostro cervello e l'armonia del mondo in cui viviamo. Il cervello ha in sé il senso della bellezza e noi percepiamo la bellezza per questa capacità che ha il cervello di percepirla. La bellezza come categoria intrinseca della nostra mente, come qualcosa a cui noi miriamo spontaneamente. E lo sapeva bene Francis Bacon, il quale, volendo scioccare, deforma, altera quel senso di bellezza della figura dell'immagine che noi abbiamo invece insita nella nostra mente. Ma la bellezza ci riporta ancora al cervello, e non perché soltanto perché il cervello è bello per il modo in cui funziona, ma perché il cervello è intrinsecamente bello. Queste sono immagini del cervello, guardate se non sono straordinarie. Questo bouquet di cellule rappresenta un'area del cervelletto, quella che ci permette di muoverci in modo coordinato, di andare in bicicletta senza riflettere, di guidare la macchina automaticamente. Queste cellule sono le cellule che ci fanno vedere l'anatomia e l'organizzazione straordinaria, quasi pittorica, dell'ippocampo, che è l'area in cui, con la quale noi creiamo le nostre memorie. E queste sono delle straordinarie cellule, le cellule dell'ippocampo, in cui si depositano i nostri ricordi. E quando noi invecchiamo, quando le cellule subiscono il danno della senescenza, sono queste le cellule che un po' alla volta scompaiono. Sono queste le cellule che sono distrutte dalla malattia di Alzheimer. Sono queste le cellule che vengono distrutte dall'uso di droga e dall'eccesso di alcol. Questo è un segnale importante per i giovani. L'alcol, le droghe danneggiano il cervello. Visto che parliamo di arte, questi sono due quadri straordinari. Penso che ognuno di noi vorrebbe averli nel proprio salotto. In realtà quelli di sinistra sono i neuroni della corteccia, cioè quelle cellule che ci differenziano dallo scimpanzé, che ci fanno essere persone pensanti e razionali, e quelle di destra sono delle fibre che assieme ad altri 200 milioni attraversano il corpo calloso, una struttura che sta al centro del cervello per permettere ai due emisferi di collaborare, di lavorare in un modo integrato. E qui siamo nel campo dell'arte o nel campo della scienza? In entrambe le cose, perché a sinistra c'è un quadro di Pollock e si vede quanto straordinario sia il legame e il collegamento con l'organizzazione delle cellule cerebrali. E tutte queste cellule, come se fossero un grande giardino, costituiscono quell'armonia che permette al nostro cervello di lavorare. Ma come fa un'opera d'arte o un bel libro che leggiamo a darci il senso della bellezza? Lo fa grazie ad alcuni meccanismi, e questi meccanismi sono la dopamina, che è un neurotrasmettitore, che è chiamato il mediatore chimico del piacere, assieme a due zone cerebrali, il sistema limbico, che è il cervello più antico, la parte del cervello che risale a 300 milioni di anni fa e che è dedicato al controllo delle emozioni, e la corteccia cerebrale, che è il cervello più recente. Tutte le volte che noi ci appassioniamo per qualcosa, cioè proviamo piacere perché vediamo una cosa bella, perché abbiamo fatto una competizione sportiva, perché ci siamo innamorati, allora il cervello produce dopamina, e la dopamina ci dà il piacere di quell'azione e il desiderio di ripeterla. È come se fosse una droga, la nostra droga naturale, e le droghe usano gli stessi meccanismi.
Ma che succede? La dopamina attiva l'amigdala, cioè l'amigdala è l'area che controlla le emozioni, quindi la liberazione di dopamina ci fa sentire, ci emoziona, ci fa sentire piacere e ci emoziona. E l'emozione ci permette di depositare quella sensazione e quel fatto nelle aree della memoria, perché quanto più ci emozioniamo, quanto più quei fatti vengono ricordati. Ma siccome noi siamo esseri razionali, abbiamo bisogno anche della corteccia frontale, che è la sede del raziocinio. Quindi noi, quando abbiamo qualcosa che ci fa piacere, liberiamo dopamina, ci emozioniamo, lo mettiamo nella nostra area dei ricordi. Se fossimo degli animali, agiremmo istintivamente a ripetere l'azione, essendo persone razionali, raziocinanti, abbiamo una connotazione razionale a quella sensazione di piacere e tendiamo a ripeterlo perché cognitivamente sappiamo che è giusto ripetere quell'azione che ci ha dato piacere. Ma in che modo l'opera d'arte poi attiva questi meccanismi cerebrali? Diciamo che la figura di Giuditta può essere un esempio in questo. Sapete che Giuditta è l'eroina che uccide Oloferne per salvare il popolo ebraico. E Artemisia Gentileschi e Caravaggio la rappresentano in questa rappresentazione dell'eroina mentre sta svolgendo la sua azione eroica. Klimt cambia completamente paradigma. La testa di Oloferne quasi non si vede in fondo a destra, non è necessario per dare il senso del gesto di Giuditta. Basta la pulsione erotica che ha e questa passione sadica, questa sensazione sadica che si sprigiona dal volto. Ma in che modo il nostro cervello percepisce tutto questo? In che modo il cervello si relaziona con l'opera d'arte? Allora, guardando la bellezza dell'immagine, la sfumatura dell'oro, il contrasto piacevole dei colori, proviamo piacere, come dicevo prima, quindi liberiamo dopamina. Se consideriamo la pelle nuda, il seno scoperto, possono avere anche una pulsione erotica e questo ci fa liberare endorfina, vasopressina, ossitocina, cioè gli ormoni del piacere. Se guardiamo la testa mozzata di Oloferne e l'aspetto un po' sadico di Giuditta, accentuato dagli occhi chiusi, dal labbro rivolto all'insù, liberiamo noradrenalina, possono avere una sensazione un po' di paura, di stacco. E questo ci dà tachicardia e ci provoca tutte le reazioni legate alla noradrenalina, alla noradrenalina. L'accumulo di acetilcolina nell'ippocampo a causa di tutte queste emozioni ci fa ricordare il fatto. Quindi questo è un modo, ogni opera d'arte agisce in questo modo, qui è semplificato, ma ogni volta che ci poniamo di fronte ad un'opera d'arte attiviamo il nostro cervello, liberiamo neurotrasmettitori, ne abbiamo un godimento che è un piacere straordinario e cerebrale. Ma un altro meccanismo con il quale noi capiamo e ci interfacciamo con un'opera d'arte sono i neuroni specchio. I neuroni specchio sono delle cellule particolari che sono state scoperte da un ricercatore italiano che si chiama Giacomo Rizzolatti, candidato più volte al premio Nobel, ma probabilmente uno di questi anni glielo daranno, perché la scoperta è stata veramente straordinaria. Rizzolatti si è accorto, studiando un'area particolare, questa segnata in rosso nell'immagine del cervello, che è l'area premotoria, cioè un'area che è coinvolta nell'azione motoria. Quando noi facciamo un'azione motoria, si è accorto che i neuroni di quell'area si attivavano sia quando la scimmia prendeva una banana in mano, sia quando la scimmia vedeva qualcuno prendere la banana. Cioè, come a dire che vedere l'azione di qualcuno non ci dà solo una rappresentazione passiva nel nostro cervello, ma attiva le stesse aree cerebrali che la stessa persona sta utilizzando nel fare quell'azione. Voi potete dire che c'entra questo con l'arte e con le sensazioni, con le emozioni. C'entra perché si è visto che questo meccanismo dei neuroni specchio non vale solo per l'attività, l'azione motoria che noi possiamo vedere, ma vale anche per le emozioni. Tutte le volte che noi vediamo una persona che si emoziona, che piange, che ride, che si adira, sia che la vediamo nella realtà, sia che la vediamo nella finzione di un film, per esempio, o in un teatro, o in un quadro, noi viviamo le stesse emozioni che vive la persona, ma non perché rappresentiamo passivamente il quadro nel nostro cervello o l'immagine cinematografica nel nostro cervello, perché attiviamo esattamente gli stessi meccanismi che attiva il personaggio per avere quelle emozioni. Quindi sentiamo quelle emozioni dall'intimo del nostro cervello, e questo è un meccanismo specchio straordinario.
meccanismo specchio sulla base del quale è stata spiegata l'evoluzione dell'uomo, perché a un certo punto l'uomo è diventato Homo sapiens, perché il cervello ha imparato a imparare, perché se il cervello non è in grado di emulare, non è in grado di imparare, non può ripetere qualcosa che un altro insegna, non può trarre profitto da quello che vede. Ma la cosa importante è che la scienza, con la scoperta dei neuroni specchio, ci dice che noi siamo biologicamente costruiti per stare insieme agli altri, per provare le stesse emozioni degli altri. C'è un meccanismo biologico che ci rende sociali, che ci fa entrare in empatia con quello che vediamo. E quindi la visione dell'opera d'arte non è più un semplice fatto culturale che fa il nostro cervello e la nostra parte raziocinante del cervello, ma è un entrare esattamente nelle emozioni che l'artista vuole rappresentare, viverle intensamente. Basta semplicemente lo sguardo per capire il dramma, l'angoscia che Bacon, che Munch vogliono esprimere, il dolore del ragazzo che ritrae la mano perché è stato morso, e tutto questo ci permette, ci fa capire questi meccanismi, come il cervello vede l'opera d'arte e apprezza l'opera d'arte e interpreta l'opera d'arte dentro se stesso. Ma l'arte, allo stesso tempo, una delle più belle espressioni dell'essere umano, ci permette di capire i meccanismi del cervello. E non per niente finisco questa presentazione, l'ultima diapositiva, che parla di bellezza, di cervello e di arte, perché questa è la più bella rappresentazione che possa darci l'idea di che cos'è la bellezza, che cos'è l'arte, cos'è il cervello. Perché in questa immagine, se guardate la creazione, la figura di Dio, in questa immagine Michelangelo ha creato la forma di una nuvola, che è esattamente la sezione anatomica del nostro cervello, quindi realizzando questo connubio straordinario tra bellezza, cervello e arte. Quindi io finisco così la mia presentazione e possiamo cominciare un pochino a parlare del libro. Grazie. Professor Maier, abbiamo visto tantissime, abbiamo imparato molto durante questa presentazione e addirittura il cervello, almeno ai miei occhi, è apparso un'opera d'arte ancora più bella delle opere d'arte che abbiamo visto, perché è riuscito a fornirci delle immagini straordinarie, delle sezioni del cervello. A questo punto io volevo riagganciarmi un attimo alle opere d'arte che abbiamo visto. È chiaro che noi attraverso il nostro cervello esprimiamo anche creatività. Professore, la domanda è proprio sulla creatività, cioè la capacità che noi abbiamo di immaginare e realizzare delle cose che ancora non esistono nel mondo. Quanto è importante la creatività e come il cervello crea creatività? Beh, la creatività è una delle caratteristiche, assieme alla fantasia, all'immaginazione, è una delle caratteristiche più peculiari del cervello. Oggi si ritiene che la creatività sia forse anche più importante dell'intelligenza, perché l'intelligenza è il modo in cui noi raggiungiamo un fine seguendo un processo razionale. La creatività alla ragione aggiunge quello di cui parlavamo prima, cioè l'emozione, la capacità di entrare in sintonia e in empatia col mondo che ci circonda. Ma creatività e intelligenza ci permettono di parlare di una cosa molto, molto importante, cioè del modo in cui il cervello lavora. Il cervello può lavorare in un modo puramente razionale, cioè si pone un obiettivo, deve raggiungere un obiettivo, come se fosse un problema matematico, cerca di risolverlo. E questo è un modo importante di funzionare, ma tutti noi abbiamo avuto l'esperienza del lampo, dell'idea che ci viene all'improvviso, che ci permette di risolvere un problema che non riuscivamo a risolvere con la sola ragione. E questa è la creatività. La creatività è il risultato della libera associazione dei nostri pensieri. Se noi abbiamo un pensiero fisso perché vogliamo raggiungere un risultato, noi utilizziamo una parte limitata del nostro cervello. Se noi ci fermiamo, lasciamo vagare il cervello, lasciamo che il cervello sia libero di far muovere le sue idee, di aprire tutti i cassetti che ha dentro, è più facile che venga fuori l'idea creativa, l'idea geniale. Questo è confermato scientificamente. Quando noi ci fermiamo, quando siamo praticamente in riposo, l'attività cerebrale non si ferma. Il cervello continua a funzionare in modo diverso,
si chiama Default Mode Network ed è, sembra questo motore sempre acceso che permette comunque al cervello di andare avanti, di esplorare. Per dare un'idea un po' più poetica, immaginate un gabbiano che muove le ali perché vuole raggiungere il punto più alto possibile e quindi ha uno scopo, si attiva, attiva le sue aree motori. Quando è arrivato in cima si ferma, non ha più uno scopo, e immaginiamo adesso che ci sia il nostro cervello. In quel momento lì il cervello è libero di vagare, di lasciare andare libera la mente, e quelli sono i momenti in cui può venire fuori la creatività. Un altro momento in cui la creatività può esprimersi è il dormiveglia del mattino, quando noi siamo addormentati ma cominciamo a sentire i rumori dall'esterno, quindi il cervello comincia un po' a risvegliarsi. Tante volte vengono le idee geniali, e nel libro riporto decine di esempi di grandi personaggi, pittori, musicisti, scienziati, i quali proprio nel dormiveglia hanno avuto un'idea straordinaria. E devo dire che ho avuto la fortuna di essere testimone di uno di questi momenti di genio, di creatività nati nel dormiveglia. Io ho avuto la fortuna, ne parlo nel mio primo libro che ho presentato qui, come dicevo prima, di conoscere un famosissimo musicista che è Giancarlo Menotti, il patron del Festival di Spoleto. Eravamo diventati amici per una serie di circostanze, e un giorno mi chiama il figlio, dice: ma papà non ti vede da tanto tempo, perché non vieni a Spoleto? Allora prendo la macchina, vado a Spoleto per parlargli. Quando arrivo mi dice: ho voluto vederti perché stamattina, mentre stavo per svegliarmi ma non ero ancora sveglio, mi è venuto in mente un motivo musicale bellissimo, e allora te lo volevo far suonare. Infatti si è messo al pianoforte e ha suonato questo stupendo pezzo musicale, che non so poi che fine abbia fatto. Dopo poche settimane purtroppo Giancarlo è morto, quindi non so se quel pezzo è rimasto nella sua memoria e nel mio ricordo, oppure se è diventato un pezzo di musica conosciuto. Ma è stata una straordinaria esperienza e dimostrazione di come questi momenti di passaggio tra la veglia, il sonno in cui il cervello è abbastanza libero perché non è più imbrigliato nelle occupazioni della giornata, e il ricomparire dei problemi nella mente e dei desideri personali nella mente, riesce a combinare le idee, riesce a combinare i ricordi, le emozioni, tutto quello che c'è nel nostro cervello, perché si esprima l'immaginazione di qualcosa che non esiste, e quindi la creazione di qualcosa che può essere appunto un'opera artistica, un'idea lavorativa, un'idea scientifica. È sempre lo stesso modo di lavorare del cervello, che a seconda di quello che la predisposizione o i problemi che il cervello aveva prima di andare a dormire, possono trovare una soluzione a quei problemi. Allora, in questa sala ci sono tantissime donne, tantissimi uomini. Mi è venuta una curiosità, professore, ma il cervello dell'uomo è uguale al cervello della donna, o ci sono delle differenze? Beh, ci sono delle differenze. C'è un capitolo del libro, e voglio citarne il titolo perché mi dà già un'idea di cosa penso. Il capitolo è intitolato Lo straordinario cervello delle donne. Uomini e donne hanno un cervello diverso. Così capite da quanto ho scritto lì che per me le donne hanno un cervello che funziona meglio, e un atto di omaggio verso queste straordinarie persone che sono le donne. Le differenze sono scientificamente rilevabili. Oggi abbiamo con le risonanze magnetiche funzionali, con le TAC straordinarie, le PET, possiamo veramente indagare in profondità il cervello. Donne e uomini intanto sono diversi dal punto di vista genetico, hanno in comune il 99% dei geni, ma hanno un 1% di geni diverso. Allora, se voi immaginate la differenza che c'è fra il cervello di Rita Levi Montalcini, una donna straordinaria, e quello di uno scimpanzé, è di 1,2% dei geni. Quindi vuol dire che piccole modifiche o cambiamenti, ma in geni cruciali, possono determinare differenze sostanziali. Altre differenze è che il cervello della donna pesa un po' meno di quello dell'uomo, mi dispiace, però se si fa poi un rapporto sul peso corporeo si vede che le differenze si annullano. Però gli studi scientifici ci dicono che ci sono due punti differenti di differenze importanti, che sono nella connettività cerebrale. Vi ho fatto vedere quante fibre abbiamo e come il cervello lavori non per l'azione dei singoli neuroni,
ma per ragione integrata di tutti i neuroni. Le donne hanno molta più connettività, hanno molte più fibre e connessioni tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, i quali funzionano diversamente. L'emisfero sinistro, quello dominante, è più razionale, l'emisfero destro è più artistico, ha più creatività. La donna riesce a metterli assieme meglio di quanto faccia l'uomo. L'uomo è più schematico nel suo modo di ragionare, quindi la donna è più multitasking, ha una capacità di intuito maggiore di quanto non abbia l'uomo. L'uomo però ha più neuroni, la donna ha più connessioni, ma l'uomo ha più neuroni, ha il 10% più di neuroni. Ma la donna ha più neuroni in un'area particolare, in due aree particolari, che sono l'area dell'emotività e l'area del linguaggio. Che sia dell'area del linguaggio penso che tutti gli uomini lo sanno, non hanno bisogno di prove scientifiche, però la scienza ce lo conferma. Un'altra differenza importante è, domani con Mila ne parleremo in una trasmissione, è l'amigdala. L'amigdala è l'area del cervello che ci dà le emozioni, l'area del cervello, ma le emozioni non sono i sentimenti, le emozioni sono un po' degli algoritmi che regolano le nostre vite, che ci dicono se una cosa è piacevole o non è piacevole, che ci danno la rabbia o la paura, l'amore o la diffidenza. E noi ci emozioniamo, ma emozionandoci sappiamo se c'è qualcosa di negativo e dobbiamo scappare via, oppure se c'è qualcosa di positivo e dobbiamo avvicinarci. Quindi è un meccanismo di sopravvivenza molto importante l'emozione. L'amigdala è il centro di questa emozione. Le donne e l'uomo utilizzano l'amigdala in modo diverso. La donna utilizza l'amigdala più sviluppando il sentimento, le emozioni e la memoria, e quindi memorizza più i fatti più intimi, più emozionanti della vita di quanto non faccia l'uomo. Questo spiega tante volte perché l'uomo ha dimenticato alcuni particolari magari del primo appuntamento con la moglie, mentre la moglie lo ricorda perfettamente, ma non è colpa dell'uomo, è colpa del suo cervello che tante cose le dimentica in quel momento. Un altro elemento invece più importante che può rendere conto di alcuni comportamenti è il modo in cui l'amigdala della donna e l'amigdala dell'uomo reagiscono di fronte ad una situazione di ansia, di paura, di stress. La donna cerca di, con l'eloquio e con il maggiore coinvolgimento emotivo, cerca di risolvere il problema. L'uomo cerca di attaccare il problema. L'amigdala dell'uomo sviluppa più aggressività, l'amigdala della donna sviluppa più empatia e tentativo di coinvolgere chi è intorno a lei, e questo può ripercuotere poi in certi comportamenti che uomo e donna hanno differentemente. Ma la cosa importante è che tutto questo coinvolge il nostro cervello antico, il nostro cervello dell'emotività che ha 300 milioni di anni, ma dopo quel cervello è venuto il cervello razionale, è venuta l'area del raziocinio, ci siamo dati le nostre regole, abbiamo capito che esistono dei comportamenti sociali e morali che la nostra società si è data. Quindi l'avere un cervello che ci porta più all'aggressività, ripeto, un cervello che ci porta più all'empatia, non giustifica certi atteggiamenti di violenza, di aggressività che l'uomo può avere e che la donna invece non ha. Non so se sono stato chiaro nello spiegare. Tutto questo lo trovate nel libro, naturalmente. Professore, la caratteristica più importante del nostro cervello? Ah, è una domanda, pensavo che il cervello ha tante caratteristiche importanti, però nello scrivere mi sono reso conto di una cosa, che la caratteristica più importante del cervello è il fatto che il cervello impara sempre, e questa è una cosa straordinaria. Cioè, noi nasciamo con un cervello che in realtà non sa far nulla, perché se vediamo un cavallino appena nato, dopo pochi giorni o dopo poche ore è in grado di camminare, di seguire la mamma, di nutrirsi, di cercarsi il cibo. Un uccello dopo qualche giorno esce dal nido e vola via. L'uomo ce ne mette di tempo prima di cominciare ad essere autonomo, prima di cominciare a parlare. Quindi il nostro cervello nasce, come dire, con un piano genetico già precostituito. Se noi volessimo parlare in un linguaggio da computer, in un linguaggio informatico, diciamo nasce con un hardware già pronto, ma gli mancano i software. Quindi non riesce ad avere dei programmi, a sviluppare i programmi, se li deve sviluppare nel corso della vita. E il cervello ci mette 20 anni a maturare. Quando noi diciamo a 20 anni i ragazzi sono maturi, è vero, perché è intorno a quell'età che il cervello ha raggiunto il suo pieno sviluppo. Ed è uno sviluppo complicato che si attua durante la vita, nella pancia della mamma, quando sono bambini, quando cominciano ad essere adolescenti.
E la cosa importante è che durante tutta questa fase della vita il cervello impara sempre, impara tantissimo quando siamo bambini, perché è come se fosse una pagina bianca totalmente aperta, qualunque cosa la recitiamo, e ogni apprendimento significa sviluppo di reti neurali, sviluppo di ramificazioni, sviluppo di nuove sinapsi. Quindi in questo senso il cervello cambia sempre strutturalmente e cambia sempre perché impara costantemente. Sicuramente domani ognuno di noi avrà un cervello diverso da quello che aveva stamattina, perché ha sentito tante cose, alcune sono piaciute, altre non sono piaciute, ma tutto questo è sedimentato nella memoria e quindi ha creato delle nuove reti neurali. Questo è importante perché noi il cervello lo possiamo sviluppare e utilizzare se siamo intelligenti, se utilizziamo delle metodiche e degli stili di vita, delle abitudini che sono positive per il cervello e non negative per il cervello. Quindi la lettura, siamo in una biblioteca, la lettura è un elemento fondamentale perché il nostro cervello possa crescere costantemente, e far crescere costantemente il cervello è importante perché ci permette di arrivare ad un'età nella senescenza con un cervello che funziona meglio. Molti mi chiedono: ma è vero che noi utilizziamo il 10% del cervello? Direi che non è vero. È un po' l'esempio di una macchina. Noi possiamo avere una macchina e andare a 10 km orari o a 150 km orari. Il motore è sempre quello. Non aggiungiamo pezzi, né togliamo pezzi. Lo usiamo in modo diverso. È vero che non tutti fanno sviluppare il cervello come potenzialmente si può. E allora, avere una stili di vita corretti, evitare il fumo, mantenersi sani, fare attività fisica, attivare il cervello significa, come abbiamo detto prima, leggere, parlare, dialogare, socializzare, sorridere. C'è una battuta che non è degna di questa biblioteca, ma posso dire, tutti conosciamo Mafalda. Come dice Mafalda, la vita è come una fotografia, se ridi viene meglio, ed è reale. Poi c'era lo Sterne che diceva: il sorriso aggiunge un nodo alla trama della nostra vita, se vogliamo essere un po' più aulici, un po' più colpi. Ecco, una cosa che voglio dire, importante, cioè nel libro io ho messo tante citazioni. Quando ho mandato il libro all'editore, che ringrazio perché ha fatto veramente un bel libro, una bella operazione anche divulgativa, Solferino, l'edizione del Corriere della Sera, mi hanno detto: sì, va il libro, va bene, però togliamo le citazioni letterarie. Che ho detto: no, il libro si fa se lasciamo le citazioni letterarie, ma non perché volevo far vedere che ho una cultura, perché mi sono reso conto nel corso di tanti anni della mia vita che i classici, le persone che ci hanno preceduti, in realtà hanno avuto delle intuizioni sul funzionamento della nostra mente che gli scienziati hanno avuto molto tempo dopo. Se leggiamo Proust sulla memoria, ma chi ci può dire più di Proust rispetto al funzionamento della nostra memoria? O Tolstoi, quando leggo la parte finale del libro, visto che siamo in una biblioteca, questo penso che si possa fare. Ecco, permettetemi di leggere una parte. La magia della memoria risalta in modo straordinario con la sua capacità di richiamare i fatti importanti di una vita intera e con la capacità che i ricordi hanno di scatenare emozioni nuove, nella descrizione che fa Tolstoi in Guerra e Pace degli ultimi istanti della vita del principe Andrei. Dopo queste sofferenze, il principe Andrei sentì un benessere che da tempo non aveva più provato. Tutti i momenti migliori della sua vita, in particolare quelli della sua infanzia remota, quando lo spogliavano e lo mettevano nel lettino, quando la bambinaia cullandolo cantava una ninna nanna, quando, con la testa affondata nei cuscini, era felice perché si sentiva un essere vivo, gli si presentarono alla mente, non come cose passate, ma come una realtà del presente. Ricordò Natascia come l'aveva vista la prima volta al ballo del 1810, col suo collo sottile, con le sue braccia esili, col suo volto felice, spaventato, pronto all'entusiasmo. E l'amore e la tenerezza per lei si risvegliarono più fortemente e vivamente che mai nel suo cuore. Ricordò tutto, e il suo cuore felice fu colmo di una pietà profonda, di un amore sconfinato, e pianse lacrime di tenerezza, lacrime d'amore per gli uomini, per sé, per i propri e gli altrui errori. Penso che nessuno possa parlare della memoria, del ricordo, in un modo più poetico e affascinante di quanto abbia fatto allora. Perché non mettere in un libro?
che parla di memoria. E come avrete sicuramente capito ascoltando le parole del professor Maira, questo libro Il cervello più grande del cielo è la conseguenza proprio di una vita spesa per la chirurgia, una vita spesa per la scienza, per le buone letture, per l'arte, per la cultura, io direi per l'umanità in genere. E professore, parlando della sua attività professionale, volevo ricordare che il professor Maira ha fatto circa 15.000 operazioni al cervello. Potrebbe ricordarci un intervento chirurgico particolarmente difficile, una storia che le è rimasta particolarmente impressa, delle tensioni magari prima di entrare in sala operatoria, di qualche notte passata insonne, perché lei, prima di essere un grande neurochirurgo, è un uomo. Ma credo che nei ricordi gli interventi sono tutti importanti per un chirurgo e ognuno lascia un po' di una traccia nella memoria, ma ce n'è uno di cui parlo e ne parlo a proposito delle donne, a proposito delle differenze del cervello dell'uomo e della donna. Ed era la storia di una ragazza che era arrivata in ospedale per un forte mal di testa, con nausea, con vomito, quindi un segnale di ipertensione endocranica, con un grosso tumore cerebrale, aveva meningioma, cioè un neurinoma, cioè un tumore benigno ma messo nella parte più profonda, nascosta del cervello, difficilissimo da operare. Ma il problema grave era che questa donna era in gravidanza e la sua gravidanza non era ancora arrivata al momento di poter anticipare, di essere anticipata, perché il bambino non sarebbe sopravvissuto. Allora il problema era: salviamo la mamma o salviamo il bambino? Se facciamo nascere il bambino prima e salviamo la mamma, il bambino non sopravvive. Se operiamo subito la mamma, rischiamo che non sopravviva il bambino. E quindi spesso nella vita di un medico si pongono, non in modo così drammatico magari, ma si pongono questi dilemmi, cioè la scelta fra due cose e dover decidere quale è più importante. La scelta l'ha fatta la mamma, ha detto: io voglio essere operata, ma quando il bambino sarà nato? E se nel frattempo non sopravvivo, va bene anche così. E quindi quei due mesi che sono passati tra il momento della vitalità del bambino e il momento in cui abbiamo visto la paziente, che si chiamava Alessia, che abbiamo conosciuto, sì, certo, perché è venuta l'altra presentazione, sono stati due mesi drammatici, perché ogni giorno si andava al letto della paziente per capire se si stavano sviluppando dei segni che potessero indicare una fase ormai non più recuperabile. Continuavamo a informarci sulla salute del bambino per vedere quando fosse stato possibile farlo nascere, fare un cesareo e farlo sopravvivere nell'incubatrice. E quei due mesi, devo dire che veramente sono stati più drammatici dell'intervento chirurgico. E poi finalmente siamo riusciti ad operarla. E il tumore era talmente complicato che poche volte, lo scrivo nel libro, poche volte mi sono fermato dicendo: forse è meglio non andare avanti. E poche volte poi invece ci siamo detti: continuiamo a vedere, magari qualcosa la troviamo. È stato un intervento che è durato 13 ore. E questo è l'intervento più lungo che ho fatto, un intervento che era un enorme angioma cerebrale, cominciato alle 8 del mattino e finito alle 3 del pomeriggio, del giorno dopo però. E quindi sono 36 ore di intervento, non so se ci sono dei chirurghi, sanno cosa vuol dire stare in sala operatoria. Quando non ci si può fermare perché l'intervento non finisce, quando non si vede la fine dell'intervento, è come dico nel primo libro, quando parlo della neurochirurgia, come andare in barca a vela. Non c'è un motore che ti guida, che ti dice adesso in mezz'ora arrivi. Dipende dal vento, dipende dal mare, dipende dalle onde, puoi metterci 3 minuti o 10 ore, ma la cosa importante è non perdere mai la finalità e il senso della rilevanza di quello che si sta facendo, il fatto di avere nelle nostre mani la vita e il futuro di una persona. E tutto questo, vi assicuro, come i chirurghi sanno, fa passare qualunque fatica, qualunque stress e permette di andare avanti anche per 36 ore. E questi forse sono i due interventi che ricordo con più passione, con più empatia, diciamo.
Noi abbiamo fatto recentemente un incontro, professore, proprio qualche settimana fa, e devo dire è un incontro che mi ha fatto portare molte nuove informazioni a casa sull'intelligenza artificiale, perché naturalmente parlare di cervello ci porta a parlare di intelligenza, l'intelligenza ci conduce al progresso della scienza, il progresso della scienza ci porta all'intelligenza artificiale, che è proprio la vera sfida futura. Allora, che cos'è, professore, l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale, noi abbiamo parlato oggi di pensiero, di mente, di creatività, di tutto quello che può fare il cervello. E diciamo che ci sembra strano che a un certo punto alcuni scienziati, a partire da Alan Turing fino ad altri, abbiamo pensato che queste stesse cose si possono far fare a una macchina. E allora questo ci sconvolge, perché pensiamo che il risultato dell'opera di questi milioni e miliardi di cellule, di questi miliardi di fibre, difficilmente possa essere fatta da un insieme di silicio di cavi elettrici. Però la ricerca va verso quel fine, cioè cercare di sviluppare un'intelligenza che tenti di avvicinarsi quanto più possibile all'uomo. Quali sono stati i principi che hanno spinto ad avere questa idea? Prima è il fatto dell'evoluzione tecnologica. Sappiamo che secondo la legge di Moore la capacità computazionale di una macchina raddoppia quasi ogni 2 anni. È vero che adesso il silicio non è più, sembra quasi stia esaurendo le sue capacità di svilupparsi, però si stanno sviluppando tante altre opzioni, i computer quantici, i mini canali di carbonio, quindi sicuramente lo sviluppo della tecnologia andrà avanti enormemente. Sicuramente oggi esistono una quantità di macchine che fanno alcune attività finalizzate che l'individuo, che l'uomo gli ha indicato, con una velocità che è enormemente superiore alla velocità del cervello umano. Consideriamo che il nostro cervello è una macchina abbastanza lenta. È vero che facciamo 38 miliardi di operazioni, ma la maggior parte di queste operazioni sono al secondo, sono inconsce. Tutto quello che noi facciamo in modo conscio richiede energia, richiede sviluppo di calore, e quindi il cervello cerca di usare poco il suo raziocinio, perché cerca di utilizzare meccanismi automatici appresi, ma che sono diventati automatici. Quindi i computer ci battono enormemente nella velocità. Ci sono delle cose in cui i computer non ci battono. Per esempio, ne abbiamo parlato prima, la creatività. Nessun computer, se la creatività era libera associazione di idee, di pensieri, un computer che è costituito di algoritmi fissi, rigidi, non potrà mai avere una libera associazione di pensieri. La coscienza, nessun computer svilupperà mai una coscienza. Oltretutto neanche noi sappiamo da dove viene la coscienza, che cos'è la coscienza, cos'è che ci dà la consapevolezza di noi, cos'è che ci dà il senso morale della vita, delle nostre azioni, cos'è che ci fa percepire bello un tramonto o straordinario leggere un libro di Proust. Tutto questo un computer riuscirà a farlo mai? Però si vuole arrivare al computer super intelligente, e una delle cose, sapete che non tutti gli scienziati sono d'accordo sull'intelligenza artificiale. Ci sono degli scienziati, come Stephen Hawking e come altri, che ritengono che l'intelligenza artificiale sia un pericolo, in quanto dicono: se noi veramente riusciamo a sviluppare un cervello che ha un'intelligenza generale, non finalizzata a uno scopo specifico su un algoritmo ben definito, ma un'intelligenza che riesce a fare tutto ciò che fa l'uomo, compresa la capacità di apprendere, ad un certo punto quel computer supererà l'uomo nella capacità creativa, creerà milioni di altri computer e l'uomo rimarrà completamente isolato. Allora, questo è il vero pericolo dell'intelligenza artificiale. Non è la super tecnologia che abbiamo adesso, perché oggi queste macchine di intelligente non hanno nulla, quindi sono delle super tecnologie, non sono intelligenti. Ma l'intelligenza artificiale è ciò a cui la scienza vuole arrivare, e qui nascono tanti problemi etici. E i problemi etici sono: che succederà dell'umanità, che succederà del senso, della dignità dell'uomo, dell'essenza vera dell'uomo? E questi sono quei problemi di cui i nostri governanti e i nostri scienziati dovrebbero veramente parlare e discutere. Così come un altro tema è quello della mente umana, del cervello umano. La tecnologia ci sta portando ad intervenire sul cervello, a potenziare il nostro cervello. Ci sono laboratori in cui si trasferiscono le memorie da un topo a un altro.
ci sono laboratori in cui si mettono dei chip nel cervello, i chip si interfacciano con i computer per poter potenziare l'attività cerebrale grazie al computer. Allora, se è vero che tutti noi, e io per primo, apprezziamo enormemente il progresso scientifico, se è vero che l'umanità è andata avanti proprio per tutto quello che la scienza ci ha dato e noi non possiamo fermare questo continuo progresso che ci dà la scienza, ma è anche vero che dobbiamo cercare di preservare la nostra umanità, la nostra essenza di essere umani. E è proprio su questo che l'Europa sta cominciando a stabilire dei criteri, ma è bene che questi criteri siano ben fermi e che vengano trasmessi al mondo scientifico, proprio per evitare di creare qualcosa che possa rovinare tutto quello che l'evoluzione in milioni di anni ci ha dato, soltanto con l'idea di creare un cervello che possa fare più di quello che facciamo noi, con l'idea di poter intervenire sul cervello per farlo lavorare di più. Consideriamo che il cervello che abbiamo, per quanto limitato, è quanto di meglio l'evoluzione ha potuto fare con i suoi pensieri, con tutto quello di più intimo che c'è di ognuno di noi. Allora modificarlo, intervenire sul cervello per alterare la sua essenza, probabilmente ha delle ripercussioni morali che sono fortissime e sulle quali ci dobbiamo interrogare. Allora, io... a questo punto io penso che di spunti e di suggestioni ne abbiate avuti insomma parecchi, per cui vi inviterei, se avete curiosità, domande da fare al professor Maira, vi inviterei appunto a farle. E basta la prima, poi arrivano le altre come ci riegge, no? Chi ha curiosità? Comincio io. Professore, come lo teniamo allenato, visto che il cervello è in continua evoluzione e apprendiamo continuamente in ogni giorno della nostra vita, come facciamo a mantenerlo in salute? Lei già ci ha accennato, diciamo, per grandi linee che cosa dobbiamo fare, ma per esempio ci sono degli integratori, delle sostanze che aiutano il nostro cervello a funzionare meglio? Diciamo che tanto c'è un capitolo sul libro che dice alleniamo il nostro cervello, quindi le domande sono sempre fatte in funzione del libro e quindi potete trovare in linea di massima su questo argomento nel libro. Diciamo che sì, esistono, però ci sono delle regole semplici. La regola semplice è quella di tenere, di avere sempre una vita attiva sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale, avere una dieta, avere una vita con una restrizione calorica e con una quantità di periodo di sonno valido. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività fisica è molto importante. Si è visto che l'attività fisica permette una liberazione di sostanze, endorfine, vitamine, che nutrono il nostro cervello e riducono il rischio di disturbi cognitivi. Tenere il cervello attivo, lo abbiamo detto prima, bisogna sempre tenerlo allenato, quindi creare nuove attività, imparare nuove lingue, imparare uno strumento musicale, leggere libri, discutere, leggere libri, segnarli e ripetendosi, rileggendosi poi le cose che si è segnate, perché quelle cose hanno colpito la nostra emozione, perché ci possono emozionare ancora di più, perché possono diventare ricordi e quindi possono diventare apprendimenti e quindi possono allargare le reti neurali. Abbiamo già detto della socializzazione che è molto importante. Dopodiché esiste l'alimentazione. L'alimentazione comporta una serie di attenzioni e lì qui possono entrare gli integratori, le sostanze, gli oli essenziali, gli oli buoni e gli oli non buoni, gli integratori di antiossidanti che ci aiutano a tenere pulito il nostro cervello. Quindi sicuramente possiamo fare tanto per aiutare il nostro cervello, ma ci sono delle cose naturali che sono importanti. Non abbiamo parlato del sonno, ma il sonno è un momento fondamentale nella nostra vita. Noi passiamo un terzo della nostra vita a dormire e circa per una vita media 6 anni della nostra vita a sognare. E allora se tutto questo non fosse importante sarebbe un tempo perso, cioè perderemmo una quantità di tempo. Ma proviamo a dormire per 2 giorni, forse ci ammaliamo più e stiamo peggio che se non mangiamo per 2 giorni. Quindi il sonno è essenziale. Il sonno è essenziale perché, e qui questo è importante per preservare il nostro cervello, perché bisogna dormire bene. Perché durante il sonno succedono dei fatti straordinari, cioè noi durante il sonno diamo un senso a tutto quello che è successo durante la giornata. Abbiamo visto 1000 cose, abbiamo ascoltato 1000 cose, ma non tutto quello che vediamo, non tutto quello che ascoltiamo poi si traduce in un ricordo. Ed è il sonno che ci permette di
scegliere le cose importanti ed eliminare le cose non importanti, che ci permette di aggiornare la memoria. Se noi vediamo una persona che non vediamo da tanto tempo, noi abbiamo un ricordo che è un altro viso, un altro fisico, un altro modo di muoversi, ma immediatamente fissiamo il ricordo attuale e durante il sonno noi integriamo l'esperienza del passato con l'esperienza del giorno, della giornata che è passata. E se quella persona è importante, se quella persona ci ha emozionato, tutto questo si traduce nel ricordo di una persona diversa, cambiata, che a quel punto diventa la persona che noi ricordiamo. Il sonno pulisce il cervello, elimina le scorie, elimina sostanze che possono essere tossiche. Il sonno attiva il sistema immunitario, libera endorfine, permette la liberazione di alcuni ormoni che sono importanti, come il GH, la prolattina. Quindi diciamo che senza sonno noi non potremo vivere. E in fondo cosa basta fare? Chiudere gli occhi e dormire, non c'è da fare altro. Sì, certo, in assenza di pensieri. Che poi insomma a questo punto sorge spontanea un'altra curiosità, professore, ma quando, quanti di noi no, fanno i conti con l'insonnia, è capitato a tutti di avere difficoltà ad addormentarci, a questo punto mi pare di capire che forse è quasi meglio indurlo il sonno, no? Magari con una sostanza naturale, visto che è così importante. Probabilmente sì, penso che sia meglio indurre il sonno con qualcosa di naturale e non particolarmente forte piuttosto che non dormire. Non dormire significa, appunto, oltre a tutto quello che ho detto, non fare riposare il cervello, non fare riposare il fisico. Il giorno può essere sotto stress e lo stress ha un altro aspetto, non dormire provoca stress. Cosa succede con lo stress? Lo stress è una reazione fisica e psicologica ad un fatto inatteso o a qualcosa che ci disturba o a qualcosa che dobbiamo combattere, come può essere l'insonnia. E lo stress è un fatto positivo. Se noi ci rifacciamo alla nostra evoluzione, lo stress era quello che ci dava, era quell'emozione che ci salvava la vita, perché una paura ci dava, attivava le aree delle emozioni, lo stress si liberava, si dava ordine alle ghiandole suprarenaliche di produrre adrenalina e l'adrenalina dava aumentava la pressione, aumentava la frequenza cardiaca, ci metteva pronti a scappare se quello era un pericolo. Oggi il pericolo mortale ci capita raramente, ma ci capita lo stress cronico. Quando siamo imbottigliati in una strada col traffico, non ci serve l'adrenalina che ci fa scappare via e neanche mettere benzina al motore. Dobbiamo stare fermi lì, ci stressiamo e a questo punto cosa succede? Lo stress cronico provoca una liberazione di cortisolo. Il cortisolo per certi versi è un ormone positivo, ma per altri versi è un ormone che distrugge il cervello, perché danneggia l'amigdala, perché danneggia l'ippocampo, quindi le aree della memoria, quindi provoca disturbi cognitivi, perché limita la secrezione di serotonina, quindi ci toglie l'ormone della felicità, perché la serotonina è quello che c'è dalla felicità, e quindi chi è sotto stress non è felice, si sente infelice, va in depressione. Quindi elimina l'attività cerebrale, perché quando noi dobbiamo scappare perché c'è un pericolo, perché i nostri antenati dovevano scappare di fronte ad un'aggressione, non abbiamo il tempo di attivare il cervello. Quindi lo stress significa non attivare le aree razionali, ma attivare soprattutto il pensiero veloce, il pensiero rapido. E qui c'è un capitolo sul libro che parla pensiero lento e pensiero veloce. Un neurologo che Kahneman ci ha avuto il premio Nobel per l'applicazione del pensiero veloce o del pensiero rapido all'economia, non alla medicina. Ha avuto un premio Nobel per l'economia, ma era un neurologo. Perché noi possiamo ragionare, possiamo utilizzare un pensiero lento o un pensiero rapido. In una situazione di stress il pensiero lento non funziona, perché non avremo più il tempo di reagire. Allora attiviamo un pensiero rapido, e quindi vuol dire che lo stress ci toglie una parte della nostra razionalità. Quindi è tutta una serie di ricadute negative che vanno eliminate. Dormire permette di non avere lo stress, di ridurre lo stress. Lo stress a sua volta si crea un circolo vizioso, non ci fa dormire a causa dello stress, a causa del cortisolo elevato. E quindi aggiungiamo un elemento di stress allo stress che già c'era. Quindi lo stress va combattuto con una vita tranquilla, serena, dormendo bene. E per rispondere alla domanda che faceva Lira, forse prendere un aiuto, andare da un medico e farsi dare qualcosa per riuscire a dormire può essere molto più utile che non riverberare lo stress continuando a non dormire. Benissimo, intanto mi è venuto uno spunto per la trasmissione, non per quella di domani, professore, ma per quella della settimana prossima,
Io la invito davanti a tutti a parlare di stress, quindi tra una settimana, va bene, lo facciamo, perché è importante, giusto? E quindi cerchiamo di trovare anche gli antidoti allo stress. Nel frattempo vi è venuta qualche domanda? Certo. Ecco lì. Due domande. Tre domande. Allora, iniziamo. Sì. Sì, mi è venuta questa curiosità. Lei è, scusi? Sono Gianni Ripani. Piacere. Volevo dire questo, che a proposito chiaramente del sonno, no? Aiuta, ma può aiutare il cervello la meditazione? Noi abbiamo immagini della cultura antica in cui dei monaci o degli eremiti riuscivano a vivere a lungo proprio meditando, e questa meditazione in qualche maniera può veramente sollecitare il cervello a nuovi a liberare con energie e neurotrasmettitori, e quindi consentire, insomma, una immagine più ampia ancora, insomma, anche se il cervello è più grande dell'universo, certo. Non so che vuol dire più ampio. Grazie. Grazie. Dunque, no, intanto rispondo subito alla sua domanda interessantissima, che stavo per dire prima, ma poi sarebbe stato troppo lungo la risposta alla domanda precedente. Cioè, perché il cervello più grande del cielo? Il titolo del libro. Il titolo del libro è preso da una poesia di Emily Dickinson, e quindi è anche questa un omaggio alle persone che sono nate prima di noi e che hanno avuto questa. E in effetti il cervello è più grande del cielo. Noi con la fantasia possiamo prendere tutto l'universo, portarlo dentro la nostra testa, racchiuderlo e avere ancora spazio per altre cose. Quindi è un'immagine molto molto efficace. La meditazione è fondamentale. Uno dei metodi per superare lo stress è la meditazione, lo yoga, ma si è visto scientificamente che dopo un lungo periodo di meditazione il cervello riacquista quelle alterazioni che aveva avuto prima. L'amigdala, che è l'area dello stress, si riduce, l'ippocampo, l'area della memoria che viene danneggiata dallo stress, si riespande, la corteccia cerebrale, che sotto stress ha poco flusso ematico, aumenta nuovamente il flusso ematico, quindi aumenta la secrezione di serotonina. Nella meditazione, allontanarsi dalle situazioni di stress, perché la meditazione cos'è? Eliminare la causa dello stress, cercare con un meccanismo cerebrale di eliminare la causa dello stress. E tutto questo, se fatto in modo costante e in modo corretto, elimina tutte quelle che sono le conseguenze negative dello stress, che è una delle cause, uno dei rimedi importanti. Buonasera, io sono Veronica, sono bibliotecaria. E prima di tutto grazie per il suo intervento, perché è favoloso ascoltarla, è proprio gradevole. Grazie a lei. E poi io le volevo fare una domanda un po' più specifica. Il problema del bipolarismo, la patologia, una volta curata, diciamo, scompare oppure resta latente? Come bisogna, diciamo, vivere in relazione a questa cosa? Dunque, intanto faccio una premessa, sono neurochirurgo, mi occupo del cervello dal punto di vista neurochirurgico, non sono uno psichiatra, il problema di alcune tante malattie è che non ne conosciamo la causa. Allora, non conoscendo la causa, noi spesso riusciamo a curare i sintomi. I sintomi in qualche modo evitano, riducono la probabilità, cioè la cura dei sintomi riduce di molto il rischio che la malattia venga. Però non esiste ancora la cura del bipolarismo, non esiste la cura della schizofrenia, non esiste la cura dell'autismo, perché non ce ne conoscono le cause. Allora, cos'è la cosa straordinaria di quello che dicevamo prima parlando dell'intelligenza artificiale? Che la tecnologia e gli studi per l'intelligenza artificiale, cioè Obama ha dato un finanziamento enorme per cercare di capire come funziona il nostro cervello, come avvengono le connessioni cerebrali. Perché? Perché secondo alcune correnti di pensiero l'intelligenza artificiale si svilupperà copiando il cervello umano, quindi più conosciamo il cervello umano più possiamo trasmettere a una macchina i meccanismi di funzionamento, ma più studiamo il cervello umano più capiamo l'origine di certe malattie. Per cui, anche se oggi non c'è una risposta alla sua domanda, ma credo che in un futuro non lontano, spero, mi auguro, da medico e da persona che si occupa di scienza, che si troveranno in quali sono i meccanismi inceppati in questo enorme groviglio di cellule di fibre che abbiamo dentro la nostra testa.
E purtroppo l'esperienza ci dice che più le cose sono complicate, più sono fragili, perché basta poco per incepparle. Quindi un'alterazione nello sviluppo di questo meraviglioso cervello provoca l'autismo, provoca il disturbo bipolare, provoca la paranoia, la schizofrenia, tutte le malattie psichiche che purtroppo affliggono la nostra realtà e che al momento riusciamo a controllare ma non a curare. Grazie. Grazie. C'è qualche altra domanda? Ecco. Ah, c'era la signora, sì. Poi veniamo da lei in seconda fila. Sì. Si chiama Eleonora. Piacere. Buonasera professore. Senta, buonasera. Vorrei chiederle se è vero che il dolore, in qualsiasi forma si presenti, sia fisico che emotivo, modifica il cervello nella struttura e di conseguenza anche nella fisiologia. Il cervello è un organo che è sensibile a tutto, recepisce tutto, si modifica davanti a tutto. Il dolore è uno stimolo fortissimo, il dolore porta stress, perché alla fine chi ha dolore continuo è di fronte a un problema che non riesce a risolvere, e la divisione di stress è proprio di essere di fronte a un problema che non si riesce a risolvere. Quindi il dolore da un lato dà una iperecitazione delle aree corticali, cioè di tutta la trafila neurale che porta alla corteccia cerebrale, quindi il talamo, le aree corticali deputate alla percezione del dolore, ma in più da una situazione non normale che induce stress, con tutte le conseguenze che dicevo prima, quindi modificazione della reattività, modificazione della memoria, modificazione del senso di felicità, riduzione della produzione, cioè chi ha dolore non si sente felice, non produce serotonina, e quindi sicuramente la risposta è positiva, cioè il dolore continuo modifica il cervello. C'era il signore in seconda fila che aveva piacere di fare una domanda. Sono Mario Brutti. Non sapevo che da chiederei, è ipotizzabile una prospettiva di, come dire, di giungere a un trapianto di cervello? Ha senso? E poi con quali implicazioni etiche, naturalmente? Tutto ha senso. Il problema è che il cervello è talmente complesso. Noi pensiamo al trapianto di cuore, facciamo il trapianto di cervello. Il cuore è tutto un muscolo che ha quattro vasi, quindi è sufficiente collegare i quattro vasi, permettere la circolazione normale, riattivare i sistemi elettrici del cuore, che non banalizziamo, però in confronto alla complessità del cervello è un organo estremamente semplice. Un trapianto di cervello vuol dire un trapianto di testa, cioè noi ancora non sappiamo, cioè non siamo in grado di correggere una lesione midollare, non siamo in grado di fare un innesto che permetta di a un paraplegico di poter camminare, basterebbe semplicemente riattaccare il midollo. Allora, se noi dobbiamo fare un trapianto di cervello, intanto dobbiamo tagliare il midollo. E come lo riattacchiamo? Dobbiamo riattaccare delle arterie che portano il sangue al cervello. Sappiamo che il cervello ha una capacità di sopravvivenza alla mancanza di sangue di pochi minuti. In che modo in pochi minuti non riusciamo, e come facciamo a non creare un danno là dove sezioniamo, e come riattacchiamo i nervi? Cioè, che succede? Cioè, io ho avuto un dibattito giornalistico con un chirurgo il quale diceva 6 anni fa, 7 anni fa, in un anno faccio il trapianto di cervello. Io ho detto che, come dire, teoricamente è possibile, si può fare tutto, la scienza può fare tutto, ma che praticamente mi sembrava una cosa impossibile. Mi ha dato dell'ignorante, dello stupido. Guardando la letteratura di questo signore, che è l'unico che dice questa cosa, 10 anni prima aveva detto che lui avrebbe curato la cecità facendo un trapianto di occhio, e in 10 anni non ci è riuscito. Allora, il trapianto di cervello è molto più complesso. 2 anni fa, nuovamente, è riuscito fuori sul giornale con i titoli: pronto il trapianto di cervello, non ne sappiamo ancora nulla. E non ho paura che ci siano solamente delle informazioni giornalistiche e basta. Ma dal punto di vista tecnico, io ho fatto enormità, anni di sperimentazioni, di studi. Cioè, è già difficile anche a noi provare a attaccare un nervo e quindi riattaccare un cervello, penso che sia ancora. Probabilmente nel futuro riusciremo a fare anche quello, ma non adesso. Scusi, una domanda. Sono arrivato un po' in ritardo, quindi non so se ha già detto queste cose. Innanzitutto, bellissima la sua relazione. Per prevenire la demenza, l'alimentazione può avere un ruolo. Io ho letto ultimamente un libro
che mi ha colpito e che è un po' ignorante nell'ambito, di Elisa Mosconi, una ricercatrice italiana negli Stati Uniti, che parla che addirittura alimentandosi in un certo modo, soprattutto omega 3, uova di pesce, semi di ghia, frutti di arguscio, così si può migliorare la cognitività del cervello anche in una certa percentuale. Volevo sapere che ne pensava lei. Grazie. No, è giustissimo. Diciamo intanto che noi non conosciamo le cause della demenza, non si sa perché si sviluppa l'Alzheimer, si parla di filamenti tau, di glomeruli, di depositi di sostanze tossiche, però in realtà si è visto che c'erano cervelli di persone che stavano benissimo, che hanno queste alterazioni, così come tante persone con Alzheimer che muoiono, si fanno autopsie e non sempre hanno questa presenza, quindi questi rapporti con la demenza non sono così chiari. Si è visto nei paesi avanzati che seguire corretti stili di vita, quindi quello che dicevo prima io, attività fisica, corretta alimentazione, utilizzazione della mente, sonno, dormire bene, mangiare in modo sano e variato, è stato in grado di ridurre di ben il 35% il rischio di demenza. Sono usciti degli articoli in questi anni molto interessanti, che sono usciti su riviste importanti come Lancet, Nature, e cui hanno cercato di vedere il parallelismo che poteva esserci tra il miglioramento delle malattie cardiovascolari. Sa che oggi le malattie cardiovascolari, il rischio cardiovascolare si è ridotto di molto, e la ridotta incidenza di Alzheimer, e si è visto che c'è quasi un andamento parallelo, perché alla fine nasce l'ipotesi che l'Alzheimer possa essere la conseguenza di un disturbo cerebrovascolare, e che curare bene il cuore, curare bene la perfusione cerebrale, aiutare il cervello a star bene con i corretti stili di vita, possa essere un rimedio fondamentale a quello che è la cura dell'Alzheimer. È un'ultima cosa, prego. Sul glutine. E lì non devo dire, no, non lo so, non sono un nutrizionista, io arrivo fin dove la mia cultura scientifica neurologica non sono stati dimostrati ancora. Ecco, forse dire che abbiamo una rubrica bellissima, Buongiorno Benessere, seguitela, perché dice tante cose molto molto interessanti. Forse sì. Non ci sono evidenze, non ci sono evidenze scientifiche su questa correlazione di cui parla lei. E si prova a volte ad eliminare il glutine dall'alimentazione e si hanno dei miglioramenti, però non c'è nessuna evidenza scientifica, assolutamente. Okay, prego. Buonasera Roberto. Buonasera. Io mi sono occupato tutta la vita professionalmente di tecnologie applicate nel settore ospedaliero. La mia curiosità è: quanto è cambiata la sua attività clinica a livello, diciamo, di interventi di neurochirurgia nel cervello dall'inizio della sua attività ai giorni d'oggi, visto, diciamo, le applicazioni tecnologiche a livello informatico che si sono, diciamo, evolute anche nel settore ospedaliero? Ha cambiato in modo straordinario, incredibile, un altro mondo, cioè, come dicevo, per oggi è impensabile, ma la scienza va avanti anno per anno, momento per momento, giorno per giorno, è come un fiume che avanza lentamente, ogni tanto c'è una cascata e allora i giornali sentono un rumore, la notizia viene pubblicata, ma non è così a scatti che va avanti la scienza. Se lei si occupa, sa che la scienza progredisce costantemente, e se io ricordo cos'era la neurochirurgia, quando ho cominciato io era una neurochirurgia primitiva, non si usava il microscopio e già questo determinava una grossolanità nell'atto chirurgico incredibile, mancavano tutti gli strumenti di oggi, la neuronavigazione per esempio, che ci permette di raggiungere il punto preciso, quando noi non avevamo né immagini TAC né immagini di risonanza né navigazione, sapevamo che c'era una lesione ma bisognava cercarla dentro il cervello, e capite, fu la base di tutto quello che vi ho detto, che significa cercare dentro il cervello, creare danno, alterare delle aree, ma quella era una lotta per la sopravvivenza. E se non si faceva così il malato moriva. Oggi la chirurgia è cambiata, si opera nei malati da sveglio. Io descrivo un intervento in cui un paziente che ha un tumore in un'area del linguaggio, e allora per essere sicuri di non creare danni o di non interferire con l'area del linguaggio, mentre noi operavamo il paziente recitava Dante, perché era uno che aveva una cultura dantesca straordinaria, quindi se qualcuno fosse entrato in sala operatoria avrebbe sentito qualcuno che recitava Dante, la Divina Commedia, e
però questo fa parte della scienza di oggi. È migliorata enormemente la diagnostica. Cioè oggi noi abbiamo degli apparecchi, come le immagini che ho fatto vedere, in cui vediamo delle ricostruzioni che sono più reali del reale, come potrei dire. Vediamo le funzioni, è migliorata la conoscenza. Diciamo che la scienza va avanti progressivamente. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta portando nuovi progressi alla conoscenza scientifica, perché ci permette di immagazzinare una quantità di dati che prima una singola persona, quindi di caratterizzare e tipizzare le malattie molto meglio di quanto non si potesse fare prima. E questo non vuol dire che il medico non avrà più una funzione, perché il buon senso del medico, l'esperienza del medico, tutti i big data che la persona ha incamerato nel suo cervello e che gli permettono poi di dare un senso a una diagnosi, a un progetto terapeutico, rimangono ancora validi e forse rimarranno validi indipendentemente dalla capacità della macchina. La macchina però sarà un enorme aiuto, perché ci fornirà informazioni che altrimenti non potremmo avere, e più cose conosciamo, più informazioni abbiamo, meglio facciamo la diagnosi e meglio facciamo un programma terapeutico. Prego, dottoressa. È una domanda un po' personale. Cosa pensa di questo? Credo che persone di scienza se lo chiedono spesso, sapendo che la coscienza è data da una serie, la coscienza, i sentimenti, le sensazioni, i piaceri, Dio è dato da una serie di neurotrasmettitori che comunicano l'uno con l'altro, e che tutto può finire in un attimo semplicemente con un danno cerebrale. Come vive lei la coscienza di sé? Come vede se l'io, come lo vive? Lo vedo come un miracolo incredibile, perché più mi rendo conto da uomo di scienza, più mi rendo conto della complessità della realtà, della complessità delle sensazioni che ognuno di noi percepisce, dello straordinario dono che ognuno di noi ha avuto, perché ognuno di noi ha avuto un dono incredibile, ognuno di noi è diverso dall'altro, ha sviluppato una coscienza che è personalissima, ognuno di noi ha un senso morale particolare, ha una visione della realtà che è completamente diversa dall'altra. Allora, questa enormità di sviluppo che il cervello permette a ognuno di noi, ritengo che sia il frutto di un progetto, non immagino che sia semplicemente l'evoluzione naturale che dal momento del Big Bang ha permesso ad una materia inerte di trasformarsi fino a formare. È probabile che sia successo così, ma non per caso, sulla base di un'evoluzione programmata e progettata. E quando sento degli scienziati che dicono io credo solo in quello che vedo, allora dico, ma come fanno a non immaginare che dietro quello che vedono c'è un mondo ancora enormemente? Noi siamo sulla riva di un mare e vediamo soltanto la sponda, ma non sappiamo chi c'è là in fondo. E forse il nostro progresso ci permetterà, ma che deve associarsi anche ad un progresso della mente, perché è vero che il nostro cervello non si è modificato in migliaia di anni, ma è anche vero che noi abbiamo creato però un'evoluzione culturale. Cioè, ogni generazione è una generazione che parte da un gradino più alto, perché tutta l'opera che il cervello che tramanda, quello che realizza, lascia. E forse questo progresso continuo, anche se non si associa a modificazioni genetiche, però ci permetterà di avere capacità cognitive che ci faranno capire più di quello che sappiamo adesso, e in questo le macchine ci daranno un aiuto importante, ma sarà un aiuto. Ecco, finché consideriamo la tecnologia un aiuto, è un'esperienza, un'avventura straordinaria quella che l'uomo sta facendo, ma dobbiamo fermarci lì, ad un aiuto super tecnologico che non va ad inficiare la coscienza della singola persona. Liliana, volevo chiedere, magari ispirarci un attimino, genio e follia, se la creatività può essere la cura, diciamo, della follia, della malattia. Diciamo che il cervello, partiamo sempre da un dato, quello che dicevo prima era quello che mi ha colpito di più del cervello: il cervello impara sempre, quindi noi possiamo anche condizionarlo il cervello, quindi la creatività, imparare delle cose, utilizzare il cervello per cose positive può anche ridurre la tendenza del cervello ad andare verso quello che può essere
una patologia funzionale, poi, perché non è una patologia organica, una patologia funzionale. Però, ritorniamo alla domanda di prima, non sappiamo perché viene la follia. Allora, non avendo, come per tutte le malattie di cui non si conosce la causa, una cura è difficile, possono avere dei palliativi, delle pillole, che può essere un genio, delle pillole che ci aiutano a combatterlo, ma non ce lo fanno guarire. Un po' ai grandi artisti che ci hanno avuto comunque. Beh, lì allora, sì, follia nel senso di creatività. Vabbè, e lì è la genialità, il cervello che crea il cervello geniale purtroppo non è di tutti, perché poi dobbiamo dire che è vero che il cervello impara sempre, che noi possiamo costringere il cervello a imparare, ma esiste una genetica, esiste una predisposizione che ti porta a vedere delle cose che un'altra persona non vedrà mai nella sua vita, per quanto ci si applichi. Ma questo vale per qualunque lavoro. Io ho avuto banalmente nel mio piccolo lavoro tantissimi allievi, ai quali a un certo punto ho proibito di andare al di là di certe cose, perché non erano in grado, per quanto studiassero, per quanto si applicassero. E degli altri che arrivati la prima volta riuscivano a fare un'operazione che tante persone nella loro vita non faranno mai. Quindi esiste una predisposizione ad un mestiere o alla genialità. E i geni della creatività si ereditano? I talenti si ereditano, sì. Beh, c'è una predisposizione, si eredita, perché se no non si capisce come tanti esistono. A un certo punto delle persone che, pur avendo fatto una vita come facciamo un po' tutti, con un po' più di applicazione, però sono in grado di sviluppare delle cose incredibili. Quindi esiste una... Ma non è detto che poi questo genio si trasmette ereditariamente, per cui è vero che ci deve essere qualche una predisposizione, ma non è un'ereditarietà, se no avremmo la generazione degli Einstein, la generazione dei Mozart, la generazione dei Proust. Purtroppo non è così. Allora io ringrazio. Io mi scuso, non so se ho risposto in modo corretto anche. Io prima che Paolo prenda il microfono vorrei ringraziare Lira, sta facendo un lavoro pazzesco, averla portata qui, averla avuto qui oggi un pomeriggio intero significa veramente una grande dimostrazione di amicizia e di amore su questo libro, e quindi vi prego di farle un applauso. Grazie. Allora, io ringrazio Giulio, Lira, grazie a te per l'amicizia anni, e niente, chi ha il libro per la firma, così Giulio. Grazie ancora Paolo, veramente che grazie a te, che grazie soprattutto a voi, ai nostri siete stati davvero attenti, precisi, impeccabili, puntuali nelle domande. No, devo dire veramente complimenti anche a voi, sono stata contenta di essere qui. Bene.